Siamo in diretta. Siamo già in diretta, buongiorno. Oggi che è lunedì? Sì, è lunedì. Non è che si contano tanto i giorni, cioè nel senso io non me li ricordo tanto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora oggi proviamo a fare degli involtini. Con la verza. Degli involtini con la verza, che tutto sarà, come dire, la cosa riuscirà se noi riusciremo a fare questa cosa che sto accingendomi a fare. Vale a dire a sbollentare la verza per far sì che si possa poi arrotolare, esatto. Speriamo di riuscirci e soprattutto di non perderla e che non si spacchi, ma questo è una sorpresa, tutto a sorpresa, è magnifica questa cosa. Poi sappiate che tra l'altro l'altra cosa bellissima, una volta che, sperando che in questa situazione non si spacchi, cioè mentre la stiamo sbollentando non si spacchi la verza, il successivo problema sarà sperare che non si spacchi mentre faremo gli involtini. Sempre prima queste dirette, dice Davide, non ero pronto. È che siccome una preparazione, infatti Davide hai ragione, dovremmo cominciare a dare un alert. Sì, un alert, però non potevamo fare altrimenti, perché comunque oggi perdiamo un pochettino di tempo in più tra questa sbollentatura. Abbiamo già perso, abbiamo già impiegato un poco di tempo per diciamo preparare alcune cose, che qui Agnese adesso ve le fa vedere. Abbiamo sbollentato il tacchino con petto di tacchino, perché questo avevamo a disposizione. Ovviamente chi usa la coscia, forse almeno dal mio punto di vista, è anche molto meglio. Il petto di tacchino l'abbiamo sbollentato con l'alloro e una carotina che ci è avanzata, ce la mettiamo qua. Poi abbiamo fatto due patate bollite che io adesso ho spezzettato, pronte per essere schiacciate, 5 o 6 pomodorini datterini, ci abbiamo un 40 grammi, 50 grammi, probabilmente quelli saranno, non Davide lo so. Sta facendo vedere il video a sua mamma. Ciao Davide, ciao mamma di Davide. Sì, può essere un'idea, no, vabbè, dai una nuova idea. Il pan grattato, che saranno una cinquantina di grammi, ma questo noi lo facciamo più che altro per farci compagnia con voi, per fare compagnia a voi, non perché noi siamo speciali, ma perché ci va di fare una cosa in più. Ognuno fa qualcosa a casa per ora, tenta di essere un po' più social del normale, perché così riusciamo a parlarci e a farci compagnia. Vuoi salutare qualcuno? Chi voglio salutare? Pippo Mazzù, Antonello Anastasi, quanta gente, quanta... Gregorio Santamaria, ciao Gregorio. Filippo vi saluta tutti. Tu citali, mentre appaiono, tu citali, che noi li salutiamo tutti quanti. Va bene, va bene. Comunque dicevamo... Vabbè, dicevamo che stiamo sbollentando queste foglie di verza, sperando sempre che non si spacchino. Io lo sto pregando intensamente che queste foglie di verza non si spacchino. Acqua bollita con un po' acqua che bolle con un po' di sale. Abbiamo già preparato la teglia, perché a proposito c'è da accendere il forno, attenzione. Abbiamo già preparato la teglia con la carta forno che Agnese mi ha appena insegnato a posizionare correttamente all'interno della teglia, ovvero basta a quanto pare, Agnese, giusto farla bagnare, la strizzi e poi la metti. E così si prende la forma invece che scappare e andare in giro in ogni dove come di solito fa la carta forno. Io direi che le nostre... Anche io direi che le nostre foglie di verza possono essere tolte, ma devo vedere se no si cuociono troppo. Sì, lo so, però l'importante è che... Solo un altro minuto, posso consigliere? Un altro minuto, nel frattempo potremmo mescolare il resto. Assolutamente sì. Quindi prendiamo questa ciotola grande. Ciotolona. E ci mettiamo dentro. Ci mettiamo dentro le nostre patate. Con le nostre carote. Via. Il nostro petto in abbondanza. Ovviamente a noi probabilmente ci avanzerà tutta questa roba. E in automatico verrà fatto un frittatone o una cosa di queste. Secondo me non può bastare questa cosa di pan grattato, non l'abbiamo usato tutto. Ce lo rimettiamo sopra dopo, magari. Sì, infatti. Abbiamo messo i pomodorini che avevamo un po' triturato. Che bello! Il sale, perché abbiamo la patata pure da dover salare. Quanto basta? QB, 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 QB.
Poi stavo dicendo, le cose che noi abbiamo fatto per insaporire un po' la situazione sono state quella di far bollire questo tacchino con L'alloro l'alloro e la carota. e la carota. E adesso ci aggiungiamo dei semi di finocchio, basta però perché sennò poi Sì. diventa un casino, e il pepe nero. E nel frattempo la verza sarà cotta davvero adesso. Sì. Quindi mi fermo un secondo da questo giochino che stiamo facendo e tiro fuori la verza. Bravo, amor. Grazie. Ciao a tutti sempre. Ecco, vedi che adesso è un po' più piatta. Se Sì. no poi te voglio arrotolarli queste cose. Ah, che carina. In tutto ciò, ovviamente sappiate che non è che noi abbiamo deciso di fare questa ricetta perché siamo esperti nel fare questa ricetta, ce la siamo inventata ieri e speriamo in Dio che proceda bene. Sì, tra un divano e una serie TV abbiamo pensato a che cosa cucinare Sì, oggi. ormai è diventato un nostro must. Cosa facciamo in diretta domani, più o meno, come cosa? Anche in base ovviamente a quello che abbiamo in frigo e a ciò che ci piacerebbe mangiare. Infatti, per oggi abbiamo avuto un po' una diatriba perché non si capiva bene cosa volessimo mangiare. Se la pasta, questi involtini che avevamo pensato di fare o un'altra ricetta che vi faremo vedere più avanti, probabilmente domani. Uno non sa che fare, quindi tenta di trovarsi Delle cose da delle fare. cose da fare. Finalmente queste cose si Allora, questa riescono. verza direi che è pronta per essere arrotolata. Sì, possibilmente senza che io mi ustioni le mani, però, quindi se aspettiamo un secondo, nel frattempo continuo a condire quelle cose che abbiamo mischiato poco fa. Certo. Guarda che bel verde. Beh, è una verza verde. Quindi, ricapitolando, le abbiamo sbollentate nell'acqua salata, adesso le stiamo scolando, facendo attenzione che non si rompano. Anche se va bene. E se si rompono va bene lo stesso. E se si rompono, se sono rotte. Pace. E quindi adesso le mettiamo qui un pochino ad asciugare Sì, asciugare, raffreddare un in pochetto. questo panno L'acqua la possiamo bagnato. buttare. E ecco qua, non so se ha messo nel verso giusto il telefono, se si vedrà dritto Non o credo che era meglio che storto. forse ti mantenevi come che eravamo. Vero? Credo, una volta cominciata Vabbè, la diretta in un modo, credo non si debba spostare. Non ho ben capito, non sono vabbè. abbastanza esperto. Allora, Filippo è Benedetta, io sono Cristina. Ah, molto bene. E va bene, allora eravamo arrivati al fatto che ci mancava l'olio. Quindi mettiamo l'olio, aspetta che ti guardo. Io abbondo con l'olio, sappiatelo. Però se ti metti più vicino qui. Arrivo che mi metto più vicino lì, Ecco, posso mettermi qui, bravissimo. esatto, e poi prendo la forchetta E facciamo il e mappazzone. facciamo il Ma mappazzone. tanto questo andrà dentro all'involtino di verza, quindi va bene. Sì. L'involtino di verza che abbiamo detto, ci abbiamo messo il tacchino. Sbollentato nell'alloro e la carota, le patate, le S2, la carota ce l'abbiamo rimischiata dentro quella del brodino, cioè della Sì, lessatura. probabilmente anche la toglieremo perché la carota ha dato quello che doveva dare, ma non è abbastanza, è sufficientemente morbida per essere spappolata, quindi quasi sicuramente la toglieremo. In questo Certo. caso chi se ne frega. Va E bene così. poi va bene, quindi tutti questi mischiumi qui, compreso che mi sono dimenticata, poi Il più finocchietto, i il semi di finocchietto, finocchio. il pepe, i pomodorini fatti piccoli Che piccoli quasi quasi ne metterei qualcun altro, lo sai? piccoli. Dici? Beh, Ma così secondo a occhio. me va bene così. Beh, il comandante ha detto che va bene così, No, ragazzi. ma che Attenzione. dici? Ok. Attenzione. No, perché vedo tutto molto asciutto, capito? Per Ah, questo e sto allora dicendo. Lo sento. mettiamoci un po' un altro Per po' di quel che mi riguarda, io pomodoro. ci metterei l'olio, ma Mettici un goccino d'olio e due pomodori.
sì, C'è una adesso via ci di mezzo, mette. Sì. però il pomodoro lo devo prendere Ma io. lo prendo, non ti preoccupare, tutto a posto, facciamo una cosa alla volta perché sennò diventa un casino. Senti, però mi devo allontanare perché sennò non si vede niente. Sì, mi dispiace, ma lo spazio che abbiamo a disposizione È purtroppo molto è poco. alquanto limitato. Diciamo che avremmo bisogno di una Una vera cucina. cucina grande il doppio, ma per adesso va bene così. E Ci meno che un accontentiamo. giorno di questi, nella nulla facenza, non buttiamo giù un muro e facciamo Nell'open le space cose. dell'area, sì, vabbè. Comunque, Davide dice che è l'unico che ci caca e probabilmente sei l'unico che ci vuole bene. Oppure c'hai più fame degli altri, chi lo sa? Sì, va bene. Poi. Ma va bene così, per noi non è un Ma ci vuole problema. Ecco. a noi ci piace, Davide, che sentirti così virtualmente. In questo periodo di quarantena ci stiamo sentendo molto più spesso di prima e questa è una delle poche cose positive Siamo tutti più vicini. di questa clausura, diciamo. Quindi diciamo che siamo contenti in parte di questa cosa. A proposito del sentirci, del nominarci e quant'altro, scusa tesoro, ma devo sciacquare ovviamente i pomodori. Io vorrei citare una persona che è una persona, un mio conterraneo, che in questo momento sta purtroppo lottando contro il virus, a quanto pare. Vorrei dare un saluto a Riccardo Ficarra, un mio amichetto dei tempi del liceo. Non si sa bene come sia stato contagiato, non si sa bene il perché e il per come, fatto sta che comunque in questo momento sicuramente è una persona che sta combattendo la battaglia in prima linea contro questo virus, essendone stato colpito. Quindi vorrei augurargli ovviamente il meglio e vorrei augurare il meglio del lavoro e il meglio delle possibilità a tutti coloro che ci sono in questo momento negli ospedali che stanno tentando di salvare la situazione. Ecco il Speriamo nostro bene. fantastico aggeggio all'opera nel frattempo. Quindi vabbè, se mai Sì. dovesse capitare, ciao, ciao Riccardo. Comunque, Davide dice che presto Ecco. torneremo a non cagarci. Ovviamente sì, ma quello purtroppo io lo so che qua c'è tanto, 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 tanto buonismo che sta venendo fuori e che questo buonismo se ne andrà allegramente a marcire quando tutto finirà, ognuno Come sei potrà. positivo, È amore. così, perché purtroppo noi italiani non siamo un popolo tanto, tanto, tanto caruccio. Comunque, invece, Edilson dice giù il muro così ci avviciniamo un po'. Ecco, Va bene. adesso è abbastanza morbido. Adesso abbiamo fatto il giusto mappazzone per mettere dentro la verza che nel frattempo si sarà Freddata, speriamo. freddata. Io, Davide, scrive, io odio tutti. Ma questo non ha la vita, Davide, non è che. Non è questo il motivo per cui tu, giustamente, comunque anche io un po'. Che tu odi tutti? Un No, non tutti, un po'. po' di tutti, Un po'. una parte di tutti. Un po', non lo so, mi stavo. Un po' buffo. Sì, diciamo che il mio amore per il prossimo sta in questo momento Lentamente scemando. lentamente scemando. Sarà il non vedere nessuno, non lo Ma so. tra l'altro, ragazzi, a proposito di questa cosa del non vedere nessuno, oggi noi, dopo giorni, cos'è stato? Quando abbiamo fatto la spesa sabato? Sabato. Sabato siamo usciti per andare a fare la spesa, ovviamente eravamo in casa da una settimana e oggi siamo stati, volente o nolente, un po' costretti ad uscire per buttare la spazzatura e io mi sono veramente innervosito. In giro c'era un botto di gente, ma non era gente che stava buttando la spazzatura, c'erano gente a caso, non capisco il perché, cioè cosa facessero in giro. E questa cosa mi dispiace molto. Perché purtroppo a quanto pare, quindi, quello che raccontano sui social alcuni dei nostri amici è pura, pura, sacrosanta verità. Morale della favola, l'italiano continua a non capire che Comunque, stava a parliamo della nostra ricetta super fantastica e super stare a casa. golosa. Si spera.
Super, ho detto. Attenzione, l'ho detto ben due volte. Super, super. Oddio, Cosa? Top, che ho detto super due volte. dici top e poi alla fine. No. Adesso Ciao va. Fabio. Comunque, attenzione. Ci riuscirà il nostro eroe a rotolare? L'involtino? Chi lo sa? Sì, è vero, Davide. Comunque, erano tutte persone anziane. La maggior parte sì. La No, 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 non lo connessione. toccare, non lo toccare, che lui si ripiglia, credo, spero. Comunque, dicevamo, l'involtino si chiude come un kebab. Più o meno sì. Cioè, non so se avete mai visto chiudere un kebab, ma più o meno il metodo è quello. Quindi si mette dentro il ripieno che abbiamo E poi si detto. fa, eh sì, Guarda, dentro tutto il facciamolo ripienino, e vedere poi si bene. fa tipo questa specie di Così, orecchietta da un lato e dall'altro dall'altro si ripiega e si continua a internamente. rigirare. Ok, adesso lo facciamo vedere meglio, eh? Addirittura? Sì. Allora, Questa diciamo che è la cosa più importante. per far mantenere l'involtino fermo, dici? Sotto il balcone di Davide c'è il Giro d'Italia degli anziani. Comunque, allora aspetta, Stavamo dicendo, vediamo. ricominciamo Allora, così. dicevo che faccio il primo pezzo, poi io parto da questo che è la parte che ovviamente si piega di meno in questo momento, no? Giro, Giro poi faccio così, che orecchietta dentro, orecchietta da dentro. dentro, giro ancora. Continua a rigirare perché se no non si fermerà mai. Le ultime alette me le prendo sempre con le dita e lo tengo così in maniera tale che quando l'appoggio l'ultima parte terminale si va a sistemare in Ok, basso. mazza, sono venuti proprio bene, sei proprio bravo a fare gli involtini, Ma eh. È che in realtà si chiudono così anche gli involtini primavera, mi pare. non ne ho idea. Secondo me sì. E Non lo so, comunque. io penso a come si deve fare una mensola di solito, quindi. Vabbè, comunque adesso ti stai specializzando in involtini. Vedi, questo è un po' più duretto, adesso sarà un po' un problema riuscire a chiuderlo, speriamo bene. Irene, perché hai paura di cliccare ogni volta che Filippo Manna è in diretta? Stiamo facendo una ricetta molto healthy e molto dietetica. Molto che? Healthy. Molto che? Va bene, Davide ci mette il momento musicale sotto Giancane Vecchi di Merda, che vi invitiamo tutti ad andare a sentire perché è vero, siamo andati a buttare l'immondizia e c'erano solo anziani che girovagavano tipo zombie Sì, nel nulla cosmico, è una roba che non si incredibile. sa perché, comunque. Vabbè. Quindi li chiudiamo, abbiamo detto, come un piccolo kebabino. Vedi, qualcuna ovviamente Si rompe, non però ce non la fa fa, non niente. resiste, però. Ripetiamo che dentro all'involtino c'è Una patata tacchino. sbollentata, Ok. una o due patate sbollentate, il tacchino a sua volta bollito. Oh, in realtà noi stavamo pensando anche di farlo arrosto, dipende un po', era solo per mantenerlo leggermente più umido. Dicevamo, il tacchino bollito aromatizzato con l'alloro E la e carota. una carotina. E poi che ci abbiamo messo? I pomodorini, il pan grattato, olio, semi di finocchio E pepe. e pepe. Beh, sale a QB, come sempre. Comunque, quindi una cosa sana. È relativamente divertente, tutto sommato. Sì, per Una cosa passare un po' di diversa, tempo. una cosa Comunque. diversa. È vero che ci sono, che non so che cacchio ci faremo, Non lo so, ma tu però devi dire che qualcosa non ci faremo. basta la teglia in realtà. No, E vabbè. la cosa più interessante di Vabbè, queste li stringiamo un po'. è. Eh no, l'ho già stretti. Vabbè, Porca miseria. ma Vabbè. il ripieno che ci avanza, tesoro, due uova e passa la Ma paura. ce lo mangiamo così, tipo Ma che insalata di ti pollo. mangiamo così? È terrificante. No, ti prego. No, Facciamo delle polpette. no. Due uova e passa la paura, te l'ho detto. Ok, va Quindi bene. non abbiate timore di mettere proporzioni di chissà quale livello esagerate per fare i vari condimenti, i vari riempimenti di questa roba, perché tanto quando vi avanzano sti composti, qualsiasi sia la loro composizione, vedi, questo è finito, noi ce ne sono avanzati due che adesso al massimo ce li facciamo in padella con un po' d'olio, che ne so.
Sì, proviamo una ricetta diversa. Boh, vediamo. O se no, li rimischiamo qua dentro e ci facciamo le polpette qua dentro. Sì, Giusto. molto Questo si meglio. chiama problem solving. Problem solving, sì. E, C'è anche nel riciclo. mio curriculum questa cosa, no? Nel curriculum di tutti, credo. E Sì, ma quanto è comunque. vero, però? È vero, No, quanto è vero per tutti? è vero. È vero. Ah, dici tu, sì. Non lo so, non lo so, non lo so. Comunque sì, abbiamo virato e inventato un'altra ricetta sul momento in diretta. Quindi con quello avanzato e l'interno avanzato, Mi il ripieno. ripieno avanzato e non so più parlare perché non parlo Niente. più con nessuno, Ma solo con con me ci Filippo. parli però? Sì, solo con Filippo. Non è positiva come cosa, eh? No, nel senso che è poco. Non si è connesso più nessuno? Oggi siamo in 10. Oh, ciao. E comunque vi volevo dire, sì, con questo che è avanzato ci faremo delle polpette. E adesso ovviamente ci scambieremo i ruoli perché io tra poco, quando finisco di rimestare queste cose che sto tagliando, ecco qui, Sì, amorevolmente prenderò il telefonino, lascerò ad Agnese cosa? la produzione delle polpette. Ah, ok, li facciamo al momento Eh adesso. certo, perché così si comprende bene com'è che è la situazione, che Ah, le polpette, ok. cioè quando avanzano le cose, uno deve essere subito pronto a svolgere l'operazione. Visto che Certo. facciamo le polpette, ci buttiamo dentro pure questo che sto Niente patate preparando. oggi, sì Davide Romano, le patate le abbiamo messe nel ripieno degli involtini di Verza, quindi anche oggi ci sono le Ma patate. quante volte le abbiamo usate queste patate? Abbiamo fatto broccoli e patate pure. Ma solo broccoli e patate, mi pare che non abbiamo usato Ieri abbiamo tanto. fatto il risotto, Romano, ti sei perso. Comunque sì, volevo rispondere a un altro commento che c'era sopra. Che ci chiedeva, sì, di Rebecca che ci chiedeva di vedere il prodotto finito. Certo. Assolutamente, poi metteremo la foto. Allora, comunque, scusate, in tutto ciò, finiamo quello che stavamo facendo. E niente, Rieccoci, no, è successo qualche patatrac, non si capisce che si vede che cosa. non siamo esperti. Comunque, adesso piano piano ritorneremo. Vabbè, scusate, stavamo dicendo che vabbè, abbiamo fatto i nostri involtini, quindi sbollentato il tacchino con l'alloro, sbollentato una patata, mischiato tutto insieme a pangrattato e alla carotina che abbiamo usato anche per sbollentare il tacchino. Sì. L'aggiunta di semi di finocchio, pepe Sì. nero, olio e Sì. sale. Sbollentate le foglie di verza e Sì. usate per fare i nostri involtini alla maniera un po' dei kebab, quindi quando si rigira facendo con le orecchiette. Li abbiamo Ok. messi tutti insieme a volersi bene per evitare che se ne vadano in giro. Sì. Gli mettiamo un filino D'olio. d'olio sopra Ok. e lo Un po' di inforniamo. pangrattato? Un po' di pangrattato, mo se lo siamo giocato, non ce Ah, no, l'abbiamo. allora non fa niente, Non va ce bene così. l'abbiamo, via, addio pangrattato, Ciao. li buttiamo nel forno a 180 gradi, probabilmente per una ventina di minuti, mezz'oretta, e chiaramente ci è avanzato il composto. Ci è avanzato il composto, e essendoci avanzato il composto, di solito dobbiamo togliere questi pezzetti di carota che abbiamo detto che, non essendosi cotte perfettamente, perché servivano per dare sapore un pochino al Al tacchino, tacchino. non si possono tritare queste qua. Va bene, quindi oggi due ricette in una. Sì, perché è sempre la classica cosa del riutilizzo della situazione. Io adesso lascio ad Agnese il compito di fare questa situazione Però qua. dovresti metterci prima due uova dentro, per Ce le favore. metto io? Sì. Va Anche un bene. uovo solo, Ma che secondo tristezza, mettiamoci due ovetti che fanno bene alla me. Ah, salute. certo. Allora, eccoci qua. Stavamo dicendo che la situazione è che noi svolgiamo questa operazione Cioè, è perché avanzato il ripieno. c'è avanzato il ripieno, che è una cosa che succede praticamente sempre a tutti e puntualmente non si sa che cosa farsene di questi ripieni. E la soluzione più ovvia è mettere due uova. Metti due uova, un po' di pangrattato se non ce l'avevi già messo prima, non mi si è spaccato bene l'uovo, ma va bene. Ecco Emozione. qua. Metti questi due begli ovetti, mischi il tutto
E poi E via. o ci dai di frittatina o ci dai di crocchette, non le chiamiamo polpette, chiamiamole Crocchette. crocchette. Comunque, per favore, adesso che prendi il telefono. Eccoci qua, ho preso il telefono io, lascio tutto l'ambaradamma ad Agnese che sazza le zampine. Ho già lavato le mani 700 volte. Addirittura c'è un trigodo pandeiro collegato. Francesco D'Amico, ciao. Biagio, Dante, Agata, ciao, ciao a tutti. Clara, Comunque, volevo dire una cosa. cosa volevi Che dire? io non so dove metterle adesso queste crocchettine. Queste crocchettine le metteremo in un piatto come si fa normalmente in tutte le case del pianeta Terra. Eccolo qua. Vedi? Perfetto, quindi vuoi ricapitolare un po' quello che abbiamo fatto finora? Di nuovo, quanta roba abbiamo fatto, mamma mia. Abbiamo fatto gli involtini di Verza. Involtini di Verza con tacchino e patate. Nella pomodori. Sì, vabbè, tutto quello, diciamo, il piatto può essere denominato come tacchino e patate, no? Sì, Verza, tacchino e patate. che Abbiamo nell'origine. aggiunto dei pomodorini. Questi pomodorini servono fondamentalmente per rendere umido il composto e dargli un pochino di colore. Il pan grattato, i semi di finocchio, il pepe nero, un pochino di olio. Ci sono avanzate due foglie di verza di quelle che avevamo sbollentato e ci è avanzato un bel po' di composto. Come in tutte le buone famiglie, abbiamo ben pensato di farci le nostre polpettine o le nostre crocchettine. Ciao Paolo, anche a te, e Gilson si è ricollegato anche lui. Oggi che scarpe ha Agnese? Agnese oggi ha le scarpe, queste qui, come si chiamano che non me le ricordo mai? Le Jessa Smith. Sta Smith. Vanno bene Vanno oggi? bene Romy, è tutto a posto? E quindi niente, come sta? Ciao Manuel che si è collegato anche lui, vedi che Agnese sta facendo proprio le polpettine in questo caso. Dopo la quarantena aprite un ristorantino? No, perché io non ho la più pallida intenzione di stare dietro a una cucina la sera. Ora, o mi trovate un ristorante che presupponga un'apertura solo diurna, e allora io vi faccio tutti i pranzi che vi pare, o se no, non ne troviamo soluzioni. Comunque sono molto carine queste polpette a livello di colore. Guarda. E queste poi io direi che le possiamo surgelare e mettere. Eh sì, abbiamo un antipastino pronto. Sì, un antipastino per i prossimi giorni o post quarantena, nel senso per la prima cena che faremo post quarantena con qualcun altro qui dentro oltre ai nostri amici Eh immaginari. sì, non cominciate a invitarvi tutti in contemporanea, che sennò diventano un bordello. Però sono proprio carucce, dai, queste polpettine. Ma è sempre così, ragazzi. Cioè, non dimenticate assolutamente di riutilizzare tutto quello che avete a disposizione, anche le due foglioline che a noi ci sono avanzate per fare gli involtini. Abbiamo spezzettato tutto, buttato tutto dentro. Però sai che forse ci vorrà. Quanti però ci abbiamo? Che ci vorrà? Quanti però? Di pan E mo' grattato. questo pan grattato te lo prendo E adesso no, il pan perché sono un grattato. po' appiccicose le E stoffine. certo, mo' le paniamo. Vabbè, allora Aspetta un attimo, non guarda, io ti risolvo subito fa la niente, questione. va bene. Wow, ma è facile. Le Aspetta. possiamo panare anche. Guarda però quanto sono belle così. Io Sì. anzi, no, ho cambiato idea, No, lasciamo no, io non perdere. ho cambiato idea perché queste si appiccicano. Poi se no. Guarda quanto sono Adesso io vi carucce. lascio un secondo. Aspettate un attimo, non vi muovete, io vi lascio un secondo appoggiati qui alla bottiglia dell'olio, mentre Ma che cosa? vedete la manualità di Agnese nel fare le polpettine, ecco, e prendo il pan grattato. Comunque. Comunque, eccoci qua. Comunque cosa? Niente, comunque. Ah, comunque a buffo. Va È un bene. intercalare. Ho capito, ecco qui. No, sono troppo belle, ma non possiamo metterci qualcos'altro? Ma scusa, se una cosa è bella, tu perché ci devi aggiungere No, qualcos'altro? invece del pan grattato che le copre. Che ci vuoi aggiungere? Semi di Comunque posso papavero? Ci possiamo dire mettere i semi di che. papavero? No, no. Comunque posso dire una cosa? Certo. Che le polpette, fare le polpette è proprio un esercizio terapeutico. Per Agnese, per me assolutamente no. Cioè io sono convinta che fare le polpette sia una cosa che distende molto. Cioè ti fa passare l'ansia, cose.
Sì, va bene. Io non sono di questo stesso avviso, forse perché non mi è mai piaciuto granché. Ecco, vedi, poi una volta panatine vengono anche molto più carine in realtà, sai, tesoro. Va bene. Poi a voglia quante ce ne stanno a venire. Sì, un botto. Ce ne verranno veramente tante per un aperitivo per almeno quattro persone. Eish, hai capito? Baci Clara, baci. Anche Viola si è connessa. Ciao Viola. E comunque sì. Eleonora, attenzione signori, attenzione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco qui. Va bene, ragazzi, a noi non ci resta in realtà che attendere La cottura della la verde. cottura degli involtini che abbiamo fatto prima. Questo che vi stiamo facendo vedere è il successivo avanzo La ricetta all'avanzo. di La recupero. ricetta del recupero, esattamente. Gianni, l'aglio o mettesti? No, non ciumisi, perché a noi l'aglio non ci Non piace. ce Eleonora l'abbiamo non ha proprio. seguito l'impasto, ieri le ho fatte anche io. Brava tesoro, al pomodoro. Noi abbiamo fatto degli involtini di Verza con pollo, con tacchino, patata e un po' di pomodorini. E poi che volevo dire? Un po' di Siccome ci è pomodorini. avanzato E siccome ci è l'impasto. avanzato l'impasto, stiamo facendo le polpette, capito? Questa è la classica cosa di recupero. Sono d'accordo con Agnese, è terapeutico. Brave, Vero? sì, brave ragazze, ma l'importante è trovare dei punti di incontro. Ciao Diana, si è connessa anche lei. Io, per me questa cosa invece è snervante, per Agnese è terapeutica, io faccio dell'altro. Gli involtini l'ho fatti io, Agnese fa le polpette. È Faccia solo il facile. suo. Solo che adesso ho le mani tutte sporche. Vabbè, che ti aspettavi? Comunque, ragazzi, quello che vi stavo dicendo è che in realtà noi potremmo tranquillamente chiudere qui questa diretta, perché come si fanno le polpette, spero e mi auguro che ne siate resi conto, e che sicuramente la maggior parte di voi sanno come si fanno. Sa. Scusate, e niente, quant'altro. Basta così, abbiamo finito, perché era solo per farvi vedere appunto questo continuum con la ricetta di recupero. La ricetta principale la trovate nella diretta di poco fa, che nel frattempo si era scollegata. E fare una diretta mentre magnate, no, ma mo' fritte, no, mo' le polpette queste qua, noi e Eleonora le congeliamo. E le faremo fritte al prossimo aperitivo Es sociale, vero? esattamente, esattamente. Questo è qua proprio il recupero di prima categoria. Direi No? che questo possiamo chiamarla l'aperitivo post quarantena e noi faremo le polpette. Noi apporteremo queste polpette a un evento organizzato da non si sa chi, al parco. Al parco. Davide, se ti senti solo a ora di pranzo senza di noi, puoi sempre rimettere la diretta e riguardartela eventualmente. Che te devo dire? Oppure ci chiami separatamente e noi mangiamo insieme in diretta, cioè Esatto. in chat. Stavo dicendovi che tecnicamente penso che possiamo chiudere qui la nostra direttuccia. Ovviamente sotto questa diretta, ciao Pierpaolino, si è connesso anche lui. Sotto questa diretta, che troverete sempre sul mio profilo, vi lasceremo la foto del risultato finale. Che è? Oddio, è impazzita. È impazzita. Che c'è? Non so perché sta ridendo, sappiatelo, è una cosa triste. Non si sa. Vabbè, io mi arrendo. Cioè, poi la quarantena fa malissimo, ragazzi. Cioè. È impazzita davvero, ha cominciato a ridere in un modo così superfluo, completamente superfluo. E giuro che non gli ho dato niente, tra l'altro, non le ho dato nulla io, fa tutto da sola. Vabbè, comunque dicevo, queste saranno le polpette di un aperitivo al parco, adesso le congeliamo e poi le friggeremo per il primo aperitivo al parco, Utile. utile post quarantena. E qua sotto vi faremo trovare adesso in questa diretta, appena si finiranno di cuocere gli involtini invece che abbiamo preparato per la ricetta principale. Ok. Ciao a tutti ragazzi, ciao a Ciao, ci tutti. vediamo presto, buon Buon pranzo. pranzo a tutti, buona Ciao. giornata.